I don't Buonasera, Valerie. Quanto tempo! Buonasera, Silcio Panni. Buonasera. Terremoto. Che magnitudo era questo terremoto? Terremoto. 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 Sentiamo un po'. Come, come è andata questa giornata di terremoto? Come, come state? Stasera vi propongo anche una compravendita di quadri all'asta. No, non è vero, non vendo niente però ho trovato dei quadri stupendi a casa di mia nonna meravigliosa De delle nature morte al bacio delle madonnine meravigliose fatte da una signora così. tutto il giorno che aspettavo questo momento <ride> dovrei avere il file tagliato su questo computer lo... se riesco lo condivido su discord carasel.

Giopanni, come vai? A noi come è andata la giornata? Abbastanza bene. Sono andato dalla psicologa stamattina, quindi benissimo, direi. Intanto che, che parliamo, mettiamo già la scena a disegno. Mm. Psicologa, lavoro, fino alle quattro e mezza, continuato, 4. continuato. Ho mangiato, sono stato qua, ho sistemato il disegno. Shamila, buonasera, quanto tempo, Che era! buonasera, Shamila, come stai? Dici tutto, ho dei nuovi pennelli da farti recensire. Ho preso i Borciani Bonazzi, uno piccolissimo, pennellino piccolino. E la linea perfetto. Perfetto! E, e li abbiamo usati la scorsa volta. Ma mi, mi, quello grande qua mi sta sul cazzo, cioè, alla punta di me Pennelli nuovi, pennelli nuovi. E, e poi eccoci qua, eccoci qua. E, un po' di, un po di um, rapido dopo, quando siamo, saremo ospiti da, da, dal PAO. E mi mancava, vi dirò, vi dirò la verità. E un'altra cosa, un'altra cosa, mi sono informato rispetto al progetto. Eh? Mi sono informato rispetto al progetto. Lo prepariamo. Lo impaginiamo. Facciamo un'esposizione. Come una, una tesi di laurea, dottorato, Ok. Quante cose che ti sto dicendo se sono, sono pieno di, di cose da dire. Ehm... Vabbè, un caro bacio sulla fronte a quel caro, a quel caro uomo. Ehm... Come state? Come state, Shamila? State bene? Tutto a posto? Quante belle cose con i pantoni, con le cose? Sto vedendo tante belle cose. Mi fa molto piacere. Un progetto, Shamila? Ehm... Devo andare a chiedere in comune? Cioè lo proporrò in comune? Poi se non lo accettano andrò da qualche altra parte molto bene molto bene sciamila è una sono specie, una specie di installazioni sono delle installazioni mh, di street art scultoria delle facce di inciampo praticamente dei volti morti in gesso scagliola inchiodati alle pareti di, della città in, in gruppetti divisi morti per eh, anteporre all'attenzione del cittadino di Udine che non se l'aspetta perché non è un cittadino di Catania, non è un cittadino eh, capito che, che vive non so se a, a Catania probabilmente no, non è un comune che che vive l'immigrazione che vive le, la morte tutti i giorni capito? per queste cose qua ci vogliono dei permessi cioè? e quindi devo preparare questo progettino e lo farò molto volentieri ne ho, tanta voglia, ho tanta voglia di farlo persone che da loro si prendono confidenza attaccando con l'ironia il strumento ideale per iniziare una conversazione se parti con l'ironia hai già preso il mio cuore non era in ria, è una discussione infinita, estenuanti, perché hai ragione. Che gente schifosa che c'è in giro, vero Giovanni? Ora sono tranquillo e mi godo la serata. Bravo Ciopanni una bella birretta, un, un crudino, un... non lo so, Ve li posso far vedere i cacchi? Scusate, io non resisto. Um, devo farvi vedere i cacchi. Ho sbagliato scena. Guardate se non sono belli questi cacchi. Cornice dorata, eh? Guardate questo caco. Quanti cacchi sono? Quanti cacchi saranno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-9 dietro 9 cacchi quanto possono fare contenta una famiglia bellissima questo poi ci sono c'è una bella hey, macchina hey, la my... toriganza che spavento buonasera toriganza eh. rosanic i, Rodanick, non transigo. Questi cachi verranno appesi immediatamente. Immediatamente alla parete, là dove c'è quel, quel buco, là dove c'è quel buco. Subito, una Madonna. li ha fatti una signora Shamila che, che dipingeva, una un'amica di mia nonna. Così cosa vi devo raccontare, Shamila? Ammazza, uh, ammazza sti cachi. Non vedi cachi. Scusate, iniziamo a fare qualcosa. Abbiamo solo un'ora e mezza. Cosa combiniamo in un'ora e mezza? Non lo so. Buoni cacchi a me fanno cagare. Cioè, mi fanno schifo da morire i cacchi. Sono tutti slapagnotti lì. Berber. Tutti mollici, vedi Giovanni. Mi fanno schifo. Voi, beh, avete mai assaggiato un caco acerbo? è la cosa più allappante che esista sulla terra eh, provateci se, avete, se avrete l'occasione il prossimo autunno mangiate un caco acerbo ma acerbo vero, duro eh la cosa cioè non riuscite ad aprire la bocca per, per un'ora e mezza Eh <coughs> stare. perché ho provato un caco acerbo eh, queste sono storie parliamo di cachi <ride> ti prego di non farlo come rosa è è quel bel una, bar una cornice barocca non barocca una cornice complessa dorata un caco assieme a dall'inerità eh, mi piace eh, quelli duri sono buoni ma i cachi mela dici valeri i cachi, cachi mela sono buoni sono meglio dei cacchi normali. Eh, I cacchi acerbi invece sono proprio una roba che ti raccomando, Valeria. Una roba per. Sì, <ride> esatto, Sciamina. Sono terribile errimi. Terribile errimi addirittura. Bella questa. Terribili errimi. Allappanti, no? Si dice. Lo, cioè, è un, è un termine quando allappa. È giusto, no? Cioè, lo, lo dite anche nelle vostre regioni d'Italia. Sarebbe bella conoscenza. di te, ma come, come fai a privarti di, di nove cacchi? Una natura morta su, quel, su quell'arancione su quelle cose eh, andrebbe bene ecco Sciamina. ti propongo un soggetto per il, la, il prossimo pantone fammi due cachi un, su un pantone su un pantone arancione ti prego allappa internazionale bellissimo allapping anche anche in inglese can you please uh, you know the cake No, la cake e la torta. Come si dice caco in inglese? Hanno i cachi gli inglesi? Eh, the caco: it's a lapping. Uh, it's too acerbo. I don't think it's good for eating. Eh, no way. We have to wait. The maturation. Eh, what the fuck! Trashit, ti vedi una cosa delle carte pantone? Molto. È un, bel, um, è un bel esercizio. Tu come ti stai trovando? A che numero sei? Shamina. Ti sei pentita eh? di averlo iniziato? Descito. Il caco, giusto? Descito. Il scitto. Il maschile di caco. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E eh, atto Preciso. Non ci avevo pensato. Descito. Lo scitto. Meraviglia. Eh. Anche gli inglesi hanno i caghi. E come si come si chiama? No, quante sono? Scusa che non mi ricordo un numero preciso. Tra l'altro la Toriganza ti ho rubato la tazzina. Mi piaceva troppo. Stasera volevo la tazzina con i curicini. Shadow ah. ways. Well and say. Shamila, mm, Valerie, eh, sto usando, ovviamente i tuoi colori, Shamila, sto usando come la, come la... no, sto facendo un mix nuovo, sto usando grigio di Pain amato, amatissimo, e mm, il seppia. Mi andava, c'avevo questo gessetto qua. L Avete visto, Valerie e Shamila, voi l'avete. Avete visto questa? È nuova, eh? L'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. fatta. Abbiamo finito di modellarla. Un paio di live fa. Mi piace? Cinto. Cinto sottante. Beh, e sai cosa? Dopo, nel senso. Eh, sarebbe brutto tenerle chiuse se le disegni tutte 100 no devi incorniciarle tutte 100 magari in un in... quanto sono saranno 10 per 10 più o meno da quello che ho potuto capire più o meno 10 per 10 sono 100 quindi ti viene fuori un metro quadro non è giusto ci tappessi... Eh, vedi Babbe che va in bagno. Poveretto. Pure qua. Tira lo sciacquone. Beh, però potresti usarli in maniera tipo... In maniera figa per casa. Tipo, non so. Accanto allo sciacquone. Fai il disegnino di... Non lo so. Cazzo ne so. Sono delle idee io, eh. Sono anche un arredatore. Nel tempo libero. Che spavento la porta che ci va. Forse ne vedi? attenzione, business. Cosa avete fatto ieri per la festa della donna? Avete fatto qualcosa di, di diverso dal solito? In che senso cosa facciamo noi a Toriganza? Ah, siamo stati invitati domenica in un posto, in un eh, ristorante in collina dalle, dalle, da queste parti da un'amica di a Toriganza, che c'ha questo, questo, questo locale e praticamente la roba, la roba più sessista che io abbia mai visto da uomo sono fedissimo sinceramente io servo ogni giorno a Toriganza. e praticamente la cosa particolare di questo pranzo sarà gli uomini che servono le donne io, io lo faccio da una vita Me lo devi venire, devo fare un pranzo per... eppure è che non lo so la realtà della provincia qua è un po' maschilista è vero i camerieri donne ci saranno anche le autorescate certo certo che infatti ce, ce lo siamo detti a Torriganza ma scusate eh, cosa cambia da, dal solito perché io fa, alla fine faccio sempre da mangiare io quasi sempre quasi sempre poi Toriganza magari cucina la domenica e fa le cose a lunga durata per, per la settimana. Alla fine spadello, bene o male, sempre io... E... Sì, ad Alexa non piace cucinare. E ci sta, a me piace. E invece sta su un sacco sulle palle mh, lavare i piatti... Lavare piace la, la cosa che... Devo mettere sempre i guantini, mi per essere non l'ho percepito. Se il gallo lo trovo in bagno. Precisa. Madonna, schifissima. Mm. C'era una, una sessione di disegno di modella su Zoom. Grazie per le donne. L'ho ho approfittato. Hai capito. Hai capito, sciamela. Brava, brava, brava. È stata utile, è stata interessante. Sai che le, le, le sessioni di disegno davvero con la modella? Non so, mi farebbe, mi farebbe quasi strano, non so. Non, sono, non ci ho mai provato, sai Shamina? Sarei quasi curioso di provare col modello con la modella. Mm. Mai, mai approfondito, mai approfondito. Voglio sapere. Oh Gesù. Ma l'avete sentita bene la canzone di Domenico? Si chiama Dedicato al progetto gaming. Chissà si mette davvero a giocare. Un'esperienza importante per un artista. Devo fare il giro. Mi giri, mi giri, volentieri, volentieri, dottoressa Sciamina. Assolutamente. Assolutamente. Progetto Gami! Progetto Gami! Progetto Gami! Ah. Dottoressa, sempre c'ho un fastidio alla fascia pneumotoracica dottoressa come cosa facciamo raccontatemi progetti per il fine settimana ragazzi progetti per il fine settimana io novità sulle sedie anche mi ha chiamato il tipo del, il, del rivenditore delle sedie e mi ha detto guarda per la sedia che hai chiesto tu ci sarebbero otto settimane di attesa. Se vuoi... In protoconsegna ho queste qua. Sempre della serie, solo che variavano i colori. Di... E gli ho detto... Tranquillo. Dammi... <ride> dammi... dammi... la fucsia, guarda. Basta che mi fai sedere su qualcosa di, di comodo. Dammi... <ride> dammi tutto. No, L'unica differenza è che non avrà i braccioli irregolabili in... Così, Giulia. Ma me che me ne fotte. Niente. Mm, Progetto Gaming. Lo metterò come... E che mi piaceva. Lo metterò prima che... di giocare, magari. Da quando giocherò mai più. Eh, in storia dell'arte, quindi non so darti consigli utili. Beh, magari della, a livello psicologico, non so, fammi vedere, consigliami un quadro da vedere per farmi passare. L'irritazione alla fascia lombare, Nel del... Del... cazzo, ne so Possi fare così, Possi fare così. Tra l'altro, ragazzi, nell'illustrazione nell che ho fatto per, per per Urz che vedrete dopo eh, c'è una citazione a un artista americano che. Noi già conosciamo. Arrivo, eh. Che tra l'altro lo stesso artista dal quale abbiamo attinto per quella cosa bagnato su. Bagnato per cui ti ho scritto, vedi, tutto ritorna a Shamila, torna a Shamila, torna anche mm. Un po' di dechirico per questo male. Così a caso, dechirico. Presa. Pavento maledetto. Grazie mille, Marla. Grazie mille, De Ride, right. Signorina, parla. Cosa stava combinando? Cable. Buonasera. E, mh, cable. Buonasera. Buonasera eh, signori di Varla Signori, signorine di Varla Cosa stavate facendo? Cosa mi racconti Varla di bello? Co come va? Come, come sta andando? Cosa stavate facendo di bello? Non dico niente eh. La citazione sarebbe hey, mm -hmm. Blue, Spavento Non È un po' celata. Sarà un po' celata. Però. Chi ha occhi per, in per intendere? Intenderà. Stasera, ragazzi. Anche quelli di parla che magari non lo sanno. Stasera, dopo, dopo questa faccenda, alle 10 e mezza, andiamo tutti da Urz. Momiart, Art, buonasera. Buonasera. E grazie mille del follow. Grazie mille. Benvenuto, benvenuto. Moni. Monica. Monico. Moni... Qualcosa. Ciao, Varla. Tutto a posto? Esci i Volete vedere i cacchi? Eh, ho trovato un quadro delizioso. Gaggi, buonasera. Eh, non lo so, non lo so. Mm. Stasera siamo ospiti alle dieci e mezza. Siamo ospiti nella live, sono ospite nella live di URZ. URZ lo conoscete, il PAU, l'avrete già visto, se seguite un po' l'avete visto, dai. Che tra l'altro il caso vuole, pensate voi, ehm, il, il mio modder mi ha detto a un fine serata: Raidiamo lui, perfetto, Raidiamolo, stava disegnando, perfetto, ehm. Abbiamo scoperto solo dopo che il, il maestro Pau è cazzo friulano. E ci siamo visti per una birra quanto... non lo so, due mesi fa neanche, un mese e mezzo fa. Pensate voi, pensate voi. Siamo a pochi chilometri, eppure, ma così. Rinomatissimo, rinomatissimo, addirittura. Bene, bene, mi fa piacere che lo conosciate. E spero vi faccia piacere che, che ci interscambiamo. No? Tra l'altro, devo. Eh, grazie mille del follow. Querti shish. Buonasera, benvenuto. Benvenuto. Ehm, merito di Varla, ci ha affrontato su di te, talentuoso artista. Talentuoso, mi piacerebbe, artista. Pure. Io ti ringrazio, Momi. E Ring ringrazio molto anche la signorina Varla, che è sempre. Ha un cuore gigante. Tra l'altro ho visto anche Varla, davvero, eh? Meravigliosa. È stato... <coughs> Breve ma intenso. In Veneto. L'ho visto in Veneto. Cioè, sì, sì, ci dovevamo vedere in Veneto. C'è il sorriso cercare uno che non disegna fuori su Twitch. È difficile. Sai... Querti. è un casino. Ma... che devi fare va di moda sono le mode poi svaniscono 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 pure quelle e poi so ragazzi lasciamoglielo fare poveri non lo so sono anche sono, sono bravi saranno bravi loro non lo so Alla vostra ragazzi, mm -mm. sì, assolutamente Moni. È un'opera un mia. L'abbiamo finita di modellare poco tempo fa. Abbiamo fatto anche il calco in silicone poco tempo fa in live. E proviene da, da questa modellazione qua in Monster Clay. Adesso è lucida perché appunto questo è il coso del silicone. Però sì. L'abbiamo fatta in live. L'abbiamo fatta in live, bene o male. Questo è gesso invece. E la duplicazione come è venuta Poi Sì Sì ci si, ci si ingegna Grazie mille Querti Pure tu E così Purtroppo stasera Sarò Sarò No purtroppo Per fortuna Stasera eh, Vi saluto alle dieci e mezza Appunto come dicevo prima, vi saluto alle 10 e mezza perché poi si va da Pau. Ehm, mi fa piacere che tu sia contento. Che tu sia con... contento, contenta, non mi ricordo. Non mi hai detto forse. Vabbè, comunque, eh, penso che. Grazie, grazie, mi fa, <coughs> mi fa molto piacere. <coughs> Se volete vedere le cose prima. C'è l'Instagram, punto Instagram per vedere il mio coso Instagram che ci sono tutte le cose vecchie. Hai mai provato a fare una di quelle maschere giapponesi sui, sui demoni? No. Mai provato? Io sono più sul, sull'africano come cultura di appartenenza. Non lo so, a me mi hanno sempre affascinato le cose africane, le cose... Non lo so, le culture da quella parte lì. La giapponese, riconosco un fascino incredibile, ma non, la, non, mi, non, non, mi, non mi piace riproporla. Mi dite da Varla cosa stavate facendo, raga. Eh, sto, sto morendo di, di curiosità. Sei una lei, perfetto Moni. Ora che lo so. Nelle ossa ci sta della roba tipo liquida che esce. Che se esce è un casino. E che cos'è sta roba qua, Toriganza? A caso così, a Toriganza, il midollo Ha allora, scoperto che esiste il midollo osseo, a Toriganza. Molto bene, ringraziamo Lasciamila che ci permette di fare queste cose qua. Ricordiamolo, perché questi acquerelli. Sono un grande dono. E tra l'altro devo anche... Mh, Shamila, non sentirti esclusa. Perché verrai appesa anche tu. Ora che ho liberato quello spazio, verrai appesa proprio lì. E... Speciale pure... Speciale pure Shamila. Il mio podcast è roba che non ho capito benissimo, ma di cui ho letto qualcosa. Perfetto. Non perdone Mois, perdone Mois, Shamila, appesa, la tua è bellissima, ma non appesi, Che cosa brutta che ho detto, come, come, come Gesù Cristo. Gesù Cristo, Gesù Cristo. Ah, vi, 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 vi faccio vedere i cacchi. Volete vedere i cacchi? Verai messa accanto ai kaki. Shamina. Ditemi se non sono belli sti cachi. Anche voi, del Riders. Guardate, guardate, belli sti cachi. Mm? Non li ho fatti io, eh? Sono, sono roba, ve roba vecchia. Però, ha un caco. Come gli, come gli puoi dire di no? <ride> Che onore, che onore, quale onore, Shamil? Eh, lo so. Tu l'avresti mai detto che, che prima o poi saresti stata, le tue opere sarebbero state appese accanto a, a una natura morta di solo cachi? Penso che a proposito di Travis Scott, uh, Taiga, non lo so, di, di quelle persone che indossano le sneakers. Prossime Air Jordan. Tema Kako. Già me le vedo, già me le vedo. Altro che Treviscott, altro che tutta quella gente di Poppers cose così. Una, una, una sega a due mani, Kako come stile di vita. Sono di una signora amica di mia nonna. Sono roba, roba vecchissima. Vorrete. Però è quel kitsch che, che ti soddisfa. Se, eh, a voi, non lo so, a casa vostra, appeso, cosa ci, ci mettete? A me piace mixare tutto ciò. Mm, non lo so. A parte, vabbè, quella roba lì che è gigante e autoreferenziale. Tanta roba di magari eh, compagni delle superiori, di amici, anche fotografico, tutti tanti, tante cose diverse. Che però nel diciamo nel, nel casino generale, capisci niente, ti sei ri così rintronato che magari risulta qualcosa di armonico. sei culo, se no, ti ritrovi con un sacco di. con un sacco di Smozzate al muro cosa c'è a, a, a Toriganza? Il posacenere? Eh? E lì? Vado a prendere? Riesce ad andare a prenderlo? Sei... sei... sei demodè? Te lo prendo? Datemi un secondo, che prendo il posacinerato a Torricanza. Vuoi ah, anche l'obio libro? No, non è. Toriganza prima o poi verrà ospite in live um, a parlare, parlare del, dell'acquisto in ebook più sbagliato che abbia mai fatto il libro di Henry, del principe Harry. Una roba a quello che dice è tremendo. Ma in una futura live ne parleremo più approfonditamente. Eh, Shamila, poi con appunto... Non lo so. Niente. Ne vogliamo riparlare? Allora, io so di essere stronzo, eccetera, ma io spero che voi siate della mia stessa idea. Sei a casa tua, no? Il cervello. Cosa ti dice quando ti dà l'impulso della voglia di comprare una scritta intagliata al laser con scritto home? Chi te lo fa fare? Perché devi mettere la scritta casa in inglese a casa tua? Perché? Magari c'è qualche psicologo tra voi. Psicologa psicologo, qualche. Mm, no. Vi prego, mm, ditemelo. E perché vendono ancora le cose che con ho scritto, con scritto le cose sopra, non so, home? No, io, non, io non capisco. Io po' di tutto sulle pareti, ricordi, le gare eh, robe mie, vedi? Un purpurri, direbbe qualcuno. Un, un bel misciotto. Che fa bene. Poi ogni tanto, non lo so, in qualche giornata ti fissi più su una cosa, perché anche circondarsi di belle cose è fondamentale, no? Così ti, ti ricordi che è che una casa. Magari te lo scordi. Eh, non si sa mai. Bra grazie, brava Shamila. Eh, oddio, sono una... arrivi sabato sera e vedi la scritta home. Non sono entrato a, in un ufficio postale, sai? Meno male. Uh, non sono entrato in una catapicchia. Mannaggia, sai? No, le scritte home... Non si possono vedere. Sono tipo il tatuaggio con il proprio nome. Non li ho mai capiti. Beh, sono difficili da, da capire in effetti. Che gli dici al tatuaggio col tuo nome? <ride> che gli dici? Io non penso, cioè, non li ho mai visti, cioè, non, non mi sono mai capitati so sott'occhio delle, per delle persone con tatuato il proprio nome addosso. Anche lui devi essere. Devi proprio avere una scritta home in casa per, per fare una cosa del genere. <gasps> Shit! Too much. Madonna, quanto colora sto grigio di pain. È una meraviglia! Quanto, quanto è inchiostroso! Quanto è. E sembrava pece da quanto non lo so nero come la pece grigio come il grigio di penna non lo so cosa cattiva bella piace oh Giulia buonasera ecco che, che che viene a mettere le zampe su buonasera Giulia come stai? una leccatina all'acqua degli acquerelli. Non ha acqua in giro per casa, eh. Non ha la ciotola, non ha neanche il butter. Deve venire qua. Bene. Erika, buonasera. Come stai? Buonasera, Erika. L'acqua dell'acquarello è sempre più buona. Ecco, a posto, Giulia, come stai? Bella. Eh. Ah. Tutto a posto? Puoi farti più in là, per favore? Aspettaci, Scusami, eh. Hai bevuto. Eccoci. E... Ehm. Vuole collaborare pure lei. È un po' difficile così, stai Giulia, però è un po' difficoltoso. Eh. Come, tranquilla, davvero? Eh. Vabbè, facciamo stare. Eh, come stai, Erika? Come va la vita? Eh, un po' di tosse, bastarda la tosse, ma non a me. Eh, tutto a posto, tutto bene, Erika tutto bene, tutto bene. Sai che dopo siamo da cosa? Eh, ti ti fermo, vi fermerete anche voi, spero, no? Quando andiamo da, dal Carurz, dal Pau internazionale. Ecco, per esempio, una cosa che, che fa il, eh, Urz, che si programma il coso del mese. Non so se lo fa anche Var, Shamila, non lo so. Voi, no, <coughs> Shamila sì. Ecco, questo non lo devi fare, Giulia. Tipo mettere le zampe sul, sull'acqua, vieni qua. Stai, buono. Eh, ti piace Giulia Moni? Eh, avevo un maschietto uguale, sono molto affettuoso, sono meravigliosi. Ma sai che eh, Moni? Questo è il mio primo gatto. Eh, è il mio primo gatto, e prima di, di lei. Non dico che non mi piacessero, ma non me ne fregava niente, cioè non l'avrei mai preso È arrivata perché è salita in braccia da Toriganza che era giù che mi avvolava, volverete. E sono proprio... sono perso, sono perso. Mi sono innamorato follemente e meravigliosa. Non sarà, non sarà l'ultimo gatto, ecco. Non sarà l'ultimo. E, e la cosa, la cosa che, ti, che, che mi ha insegnato, questo è puoi fare il figo quanto vuoi. Dice il cane, non lo so, di qua, di là bisogna provare. Bisogna viverle le cose per, per dire qualcosa, conoscerle, non viverle per forza, ma conoscerle per, per dare un. <coughs> Pensate, mi sono privato così tanto tempo dell'affetto di un gatto, che invece, ne dà molto. Ed è, ed è una cosa che mi piace. Nel senso, rispetto al cane, che è molto eh, uomo dipendente. Il gatto è un po' come me. Il gatto. Ragazzi, spesso, quando ho una voglia di, ci sono tanti disegni. Tra l'altro, raga, mi ha mangiato. Ha aperto il cassetto qua e ha aperto solo il cassetto delle, dei lavori fatti, ovviamente. Per fortuna ha mangiato solo una stampa di quelle che avevo fatto tempo addietro. E non ha mangiato nessun originale, ma c'è. È, è entrata nel cassetto della <ride> dei lavori. Sono la mattina è iniziata col piede giusto. Una volta scoperto questo affetto non potrei viverne senza. Proprio così, Erika. Tu sei gattistica, vero? Sì. Ti scelgono loro l'umano, Umoni, e. Sì. Proprio così. È salita eh, in braccio a Dottor e da lì eh, puzzava in una maniera tremenda. Però era bellissima. Miau, miau. Miau. Però. Non, cioè, anche se sapeva di. di... Di sterco di, di pipistrello, era, era bellissima. Era bellissima. Ci siamo innamorati. Siamo andati dal veterinario, fatto tutto. Presa nostra, no, nostra. Il, il gatto non appartiene a nessuno. L'animale non appartiene. Come si dice? Accolta. Accolta. Marie, come stai? Oi, Marie. <ride> Mi, Princessa, non fa così. Ma non Buonasera, Marisa, come stai? sei giusto in tempo, eh? Stasera. Stasera. Una... Devo far vedere i cacchi pure a Marisa. Volete rivederli? O se no vi faccio vedere qualcos'altro, aspetta. Vi faccio vedere una madonna. Eh, qua. Vi sto mostrando questo perché sono stato a casa di mia nonna e ho, ho perquisito questi, questi quadri. Eh, bella questa, eh? Tutti su tavola, niente su tela. Tutti su, su tavoletta. Una no, madonna, non guasta mai. Non è vero. Pensavo di appenderla così. Sarebbe carino, no? Sarebbe una, una bella idea. Penso proprio che l'appenderò così, nell'angolo delle, delle cornici barocche. E da così, e via. Secondo me, vorrei... <ride> E praticamente c'era questa signora che teneva mia nonna che signora che... E aveva la passione della pittura, ha insegnato a disegnare anche a mio padre che poi non lo so. Queste cose qua, no? Anche Giulia è molto interessata ai quadri, infatti mi Ehm <susurra> mi chiamo maledizioni immerite. immeritate mettere la madonna in testa, a testa in giù non vuol dire ricevere cioè non, di sicuro non, non ti viene il malocchio a me non è mai successo La vostra ragazzi dai Atoriga è una cosa simbolica, bella, carina Speriamo che Giulia non si interessi troppo ai quadri, potrebbe finire male. Ma certo, ma, ehm, infatti i quadri hanno dormito in, chiusi in cucina, al sicuro da. Al sicuro da, da Giulia. Di sicuro l'ho cotto lo specchio, giusto a Toriganza, neanche mi ricordavo. L'importante è non farci caso a Toriganza. Sai quante cose ti sono successe che potevano portarti sfiga e, nella vita e che, alle quali non hai fatto caso e che non hai, non hai portato interesse a queste e, e sono passate come l'acqua senza... L'importante è non farsi... l'importante è non farsi... come si dice? Influenzare. Se devi prendere il peperoncino, se devi buttare il sale all'indietro, se devi fare le cose, vuol dire che la tua mente sta perdendo tempo. Stai perdendo tempo. Il piccolo terremotoferino ci cioè ha appena salutato che prima è venuto in braccio, voleva, ha bevuto un po' d'acqua, prima era setata la, la, la bestia. Speriamo che quando sono da URSS non, non ci rompa troppo le scatole. Mm. Esatto, non farsi condizionare. Vai a casa tutta. Eh, a tua. A eh, Sono scelte tue, scelte private. Sono di patente alle cose inutili. Chiedi <ride> a Seal uh, Waldorf, vorresti dire. È arrivato Leandro. Io non ci posso credere. Io sono ancora in, in facecam, porco ginger. Leandro. Oh. Martedì pomeriggio. Leandro. Fra. un pomeriggio. Io stavo disegnando in preparazione alla live di Urz. Un pomeriggio, cioè un'ora e mezza siamo stati su Discord. Belli, ci siamo divertiti come i pazzi. Io mi sono divertito come un pazzo. Leandro. Fra sono, sono speciali. Devi per forza, Toriganza. Si ride come li pazzi. Erika stava mh, giocando a LOL. Mi non è venuta. Ci ha, schi ha schifati. No, non lo so cosa sta facendo. No, mi pare che sti potendo. Mi devo unire. Anch'io. È eh, assolutamente. Ma scherzi, ma scherzi Solo che mi perdo le notifiche, eh, ma, Maria, ma purtroppo sono così poche volte, poi a tradimento così, a me dispiace. Io starei tutti i pomeriggi a disegnare su Discord a parlare con, con tutti, cioè a, a passare, non lo so, a chiacchierare, no? ma, ma purtroppo, ho fatica. La SIL è anche speciale quando viene su Discord, quando riesce. Meravigliosa. Tra l'altro, SIL è la prima follower con cui ho parlato su Discord, se non erro. O forse Erika? Non mi ricordo. Forse SIL. Che si fa da Urz dopo? Ho preparato, visto che il tema era totem, ho elaborato un totem mio. Non vi faccio spoiler. Lo vedrete dopo, quando andremo da Urz quindi a quando, la prossima, a quando la prossima volta vediamo, questo fine settimana sono attoppato come come un non lo so eh, la prossima settimana vediamo, dipende da quanto lavoro c'ho perché sono a lavoro tutto il pomeriggio purtroppo non c'è mm, appunto Mario ha elaborato un totem eccetera tra l'altro volevo chiedere, perché a noi ci interessa molto ci interessa molto. Moni. Vogliamo sapere assolutamente la regione di, di provenienza, perché st noi stiamo collezionando tutte le regioni d'Italia e ci piace sapere tutto. Ehm, ci piace sapere, ci piace sapere. E anche a se sì, c'è ancora c'è. Giulia, no. ecco, saluta, saluta la Marisa. Le piacciono un sacco i pennelli a Giulia, sapete? Infatti. Giulia, no. Giulia, no. Please. Saluta Marisa. E... Gesù. Giulia, un topo, ho sentito, di là. Eh, Napoli pure tu, Moni. Moni, cosa ha rubato? L'elastico okay. eh, sei concittadina della marita. Che bellezza! E tra l'altro, a settembre Moni ti piace liberato. Enrice sì, eh, la Marisa è un altro ragazzo che adesso non c'è di Napoli e poi basta. Marisa, vero? E eh, basta. Di Napoli. Napoli, Napoli. C'è Napoli, Campani. Ci sono loro però a settembre appunto la, la, la prima gita a Napoli, io non vedo l'ora. Um... Speriamo bene, speriamo bene nel senso... non lo so. Um... Vedo l'ora, c'è paura di farmi troppe aspettative, capito troppe aspettative, ma non è. Non mi devo preoccupare, non mi devo preoccupare. 7 dal 13 al 17 maggio, ok. Il 16 settembre Monica il concerto in piazza Pribiscito di, di Liberato. Pronta Giulia? Ehm... L'imperato è una ragione di vita per molti, anche per me. No, diciamo che a me piace molto. Anche a Marisa, la toriganza, che è la mia ragazza. Ehm... Dio signore Giulia. Si stava appendendo alla tavolozza. Scusate se vi ho, se vi ho strillato nel, nelle orecchie. Ma mi ha preso uno spavento. Ehm, eh, purtroppo i biglietti del 16 sono finiti. C'è, ha raddoppiato la data il giorno dopo. Può essere? Non lo so. Non lo so. Io comunque, Moni. Sono situato in Friuli Venezia Giulia. Una regione. Su di là, in alto a destra. Giù di là. Vi. Vi, vi, vi trasmetto da lì. Da qui. Ok. Ho paura di fare tardi. Quindi anche se voglio non posso venire. Eh, Leandro, purtroppo no. Però se sei, se sei, se, se fai una capatina a Napoli in quei giorni di sicuro ci trovi. Tutti assieme. Oi, Mari. Mi princessa non fa così. Io mi scuso sempre con, con tutti i napoletani, e, e visto che sei app, mh, appena approdata da queste parti, se dovessi fare qualche strafalcione nel, mio, nel vostro dialetto, scusami in anticipo. Succede. <ride> La città più ungherese di tutta l'Ungheria, l'abbiamo visitata noi, eh? io ho l'abbiamo visitata. Un po' triste l'Ungheria, ve lo posso dire. Giulia, te lo tiro. Ma non calpestare la roba. Tutte le belle zampate sul foglio, meraviglioso. Assolutamente, faccio tipo preparati un bignami di... Eh, è sempre è vero. Purtroppo il, il dialetto fluidiano non lo scimmiotta nessuno. Ah, mi fa piacere se apprezzi l'impegno. Io ci metto tutto me stesso. Ci metto tutto me stesso e apprezzo molto la, diciamo, la cultura partenopea e. Ti basti sapere questo. Poi se faccio qualche errore madornale, tipo Afra. non lo dico neanche, non lo ripeto più. Mi sento male a dirlo. Sei pronta? Ma? Giulia sul tavolo. Che spavento. Buonasera, Rima Pietro di... e buonasera. Chat. L'urco spesso ultimamente minore tra è sempre bravissimo. Rimatesa. Grazie. Grazie del, del Prime. Il decimo mese. Il decimo mese. Grazie mille, Rimatesa. Grazie dei, dei Lurk. E. E grazie, c'è oh, un. Scherzi. Un, un altro no, niente. agli antipodi, il Veneto il napoletano, però sono, sono, cioè, sono solo cose da apprezzare. Rimatisa, grazie ancora, sei, sei speciale. Alla tua rimate. Non lo so, a me piacciono i dialetti, mi piacciono mh, tutto il romano, il Milan, cioè anche il lombardo, ma chi se ne fotte i bergamaschi tu io chi se ne frega non lo so è bello è bello fare parte di una regione saperne il dialetto ma è anche bello non disdegnarne nessuna no e si possono imparare così tante cose tanti modi di dire tante infinite cose cultura popolare meno cazzo ne so eh, eh. Ora lo farò anche con la mia. Vedi, ma quindi ce l'hai ce l'hai anche tu? Com'è com la gatta tua, Moni? È arrivato fra. Non ci credo, ma da quant'è che sei qua fra? Eh, da quant'è che sono una conchiglia. Hai esordito con questo? No. Pure sì. Forse sì. <ride> Buonasera, fra. Come stai? Che bella cacchierata che ci siamo fatti i martedì. Sempre un piacere. Eh... <ride> Dai, che c'è pure l'ondipende sul computer. Mo. Non puoi farmi ridere così, Leandro. Mi bruzzi il Fra va un Ma come bastardo, fra. Eh? Come la rucola infido bastardo. Um, che arte stavi facendo Fra? Cosa stavi creando? Meno male che ci sei tu Che, che l'arte la crei Non come Non come Non lo so Non come noi che siamo qua Non lo so No, questo è il pennello Ti gratulo quella Giulia, è una gatta albina, papà. Che ancora oggi si chiama Luna. Carina. Ora ti capisco, ora ti posso capire. E ora ti posso. Molto bene. Ottima scelta. Poi magari ti sono capitati, ma... Che bello, che bello. Aleandro mi bullizza perché sono. perché non sono mod allora ti faccio subito mod aleandro fa il figo aleandro fa il figo appena mh, appena si gira ti faccio mod e, ti, e, e, e lo banni instant anzi posso farlo adesso aspetta vediamo adesso un attimo no ve, si perde troppo tempo devo andare qua canale community gestione dei ruoli modder aggiungi nuovo vediamo qual è il tuo nick preciso With. con quante hai con quante A ti scrivi tu With. con 3 A Fatto, salva, dimmi se ti cambia qualcosa. Sei tu? È giusto? Vediamo se cambia qualcosa. Schinette, buonasera. Mm. Il mio gatto di era molto legato a me, quasi morboso. Dormiva sempre con il, il suo nasino. Son... Cari, era adorabile. Con mi ti manca, eh, posso solo immaginare. Posso solo immaginare. Mori. Gli animali insegnano molto. Insegnano molto. E preparano anche alle perdite. Si voleva bene un animale? Si vuole bene una persona? Non lo so. Non sono una destra delle cose. Non lo so. È bello ricordare, è bello pensarci. È bello essere voluti bene, come qualcuno direbbe. Sbagliandomi. Ma... Zambonini Pietro, come ogni giovedì, accende il computer, le telecamere, tira fuori la birra dell'Eurospin, ripone sul tavolo di lavoro pennelli, carte, gomme ed oggettistiche vari, in maniera serena, ma al tempo stesso un po' bolsa. Bolsa? Non so il significato di questa parola. A causa della fatica del lavoro, avvia la trasmissione per cercare compagnia, serenità e fratellanza e no, dimmi tu Skinner se questo non è il posto più bello del mondo per fare conoscenza di belle persone e passare dei, dei bei momenti bellissimi momenti insieme a Sila sì, La Tua mm. Piedi sei schierato dalla parte sbagliata mm. Cheers Marisa La, la Tua Mm. Eh, Leandro vi mi... amore. Mi... Forse ho sbagliato. Adesso sì. Ho, ho, ho dato modo a uno sfogo di repressione. Ora ancora una anche lei è molto affettuosa. Ma con Ronnie. Ronnie, come Ronnie James, aveva un uh, legame speciale. Eh, c'è quella persona, c'è quell'animale comunque. Cui... No, così. Cosa devi fare? Sti animali. Sti animali cosa ci hanno fatto? Eppure, ci caschiamo sempre. Ci caschiamo sempre. Dici, no, ma qua di là poi alla fine è la stessa cosa così come le persone eh, nei, gli animali si trattano si trattano bene ma le persone ugualmente anzi allora, vediamo quante birre li devo asciugare stasera a toriganza si la toriganza fra. To fra fra si la toriganza fra fra si il uh, marie a con l'applauso, vediamo. Alla vostra ragazzi. Siete bad, delle bad girl, davvero. E tra l'altro. Mh visto che è appena arrivata, povera Mon. In questo canale sono così stupido che posso... Oh, la gente può riscattare con i punti canali dei cincin, con la birra, con i cintoni, con le Sono stupido. Infatti finisce male ogni sera. Ma questa sera dobbiamo stare lucidi, non possiamo perderci in, in cos'è. Monica è lei una, nuova, una nuova follower che viene dal da raid della signorina Valla, che ringraziamo ancora e mh, che stiamo imparando a conoscere. Siamo contenti che sia entrata nelle nostre fila. Si dice così? Nelle nostre fila. Può essere. Dovresti fare un cincin cin lavandino per Giulia. Dovrei. are work? Boy. Tra il nostro... Adesso il nostro moderatore toscano. Il nostro moderatore toscano, da pochissimo. Appena, appena celebrato. Moni, se ti posso chiedere, lavori, studi, disegni anche tu molto probabilmente. Dici un po' cosa fai e dici. Dici un po' cosa. Cosa fai di bello nella vita? Fresco, presto di promozione. E poi quando andrai in pensione, andrai in pensione come i militari. Andrai in pensione col grado superiore. Quindi si fa una bella vita poi fra, eh. Invidiatelo. Mm. io sto tutto fatto cioè volevo dire ora ah, stai attento tutto fatto tutto fatto di 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 che malandrino non risponde nessuna maledetta Bob l'ha giusta tutto madonna santa lo vedevi anche te Bob l'ha giusta tutto fra tu sei del 2000 di che anno sei fra Hai 18 anni. no che cazzo sei del 2000 e guardavi comunque Bob l'ha giusta tutto ah, puoi farlo c'è Alice con me Travis e Saul, se giocano insieme che combinerà. Madonna santa. Meravigliosa. Mari. Verso l'infinito e oltre. Grazie mille. Sono nove. Marisa pure con te. Possiamo dire di avere un piccolo pargolo. Grazie mille Marisa. Del nono mese di abbonamento. Siamo ormai andata, Marisa. È nato. È nato. È nato, Marie. Grazie mille. Possiamo dirlo? Nove mesi molto più belli. Grazie a te. Grazie a. E grazie ai tuoi colleghi. Grazie mille. Sono una creativa. Aia! Ha usato quella parola, Monica. Giuliano. Amo l'arte in ogni suo genere Mi cimento anch'io con quelle Tarri Fuori porta con la scritta Holy shit Scusa un attimo Che Giulia si abbevera Sono diventato L'abbeveratoio di Non te la prendere Ma Mm. Ecco, verso la creatività abbiamo discusso un paio di live della creatività e di quanto mi stia sulle cioè, del Non lo so, non, non mi volerà male, ma mm, sono, sono Giulia. Però e, mm, la creatività è una cosa che. Mm, è un concetto è un concetto molto particolare diciamo io sono diffidente dalla, dalla... non ti prego eh, su, su, capita a tutti tutti anche io faccio tante, ho fatto tante cose di cui mi pento molto ecco Guarda, che hai un morso bello forte, eh, Giulia. Già, già spaccato il pennello, Giulia. Però dai, dobbiamo, dobbiamo lavorare, è fatto. Ora non ripeterò perché avrete tutte le palle piene dei discorsi sulla creatività. Ma sui miei discorsi sulla creatività. Giulia. I cazzi tuoi un attimino. Ecco. Mi mangio il pennello. No Giulia dai. mangia la misetta. Ti cazzi tu hai, Giulia? Un attimo, un attimo, Giulia, dai. Mi hai dato riganza. Non hai dato riganza di giocare, c'è la faccia incazzata. E... Ma perché? Gli acquerelli hanno qualche sostanza tossica. Io li ho sempre bevuta l'acqua degli acquerelli. Se non fa male a me. Giulia si mangia i cadaveri, delle... si mangia le mosche morte. Non penso che un po' di acqua di acquerello le faccia male anzi rinforza vero Giulia lascia in pace per cortesia le robe con quella zampina di merda ripeto <ride> una creativa perché non ho limiti a creare cose ma ovviamente anch'io non amo le etichette giustamente ehm, ecco secondo me eh, se posso essere schietto Moni la creatività è, è la ter il termine creatività è, è, è sbagliato è sbagliato perché mh, essere creativi tu al giorno d'oggi vuol dire tutto e non vuol dire niente ehm, la, defini auto cioè, la definizione, l'autodefinizione di creativo è, è piuttosto, è come dire, somma, capito? È come dire, io sono cattivo, a Toricanza. Eh... Come dire, io sono un artista. Me lo devo dire io stesso. Me, me lo devo dire davvero io. Eh, ma certo, ma e poi, appunto, non voglio offendere nessuno. E poi il. cioè i Creativi lo siamo tutti e non lo è nessuno. Io sto solo. Eh, mi, mi. Mi dà un po'. Mi, sono in dubbio solo sul, sull'uso del, del termine, non sul significato ecco mm. sì. poi appunto si parla siamo, siamo persone no, siamo tranquilli e che nelle ossa c'è quella roba che se esce un casino Cazzo, se, se perdi Midollo sei un... È un casino davvero, eh? um, Comunque... Um, moni. Un'altra cosa che sosteniamo tutti... E io, io per primo è... Eh, L'auto accettazione e la, la serenità con se stessi ne parliamo spesso siamo molto psicologici in qualche serata eh, e, e ne, ne si parla eh, stare bene con con, con se stessi con, con i con le proprie etichette con i propri ritmi con le proprie con i propri interessi non si vive solo di, di, di arcobaleni e di schifidols, eh, ma... Ecco... stare bene è importante. E quindi non, non devi... cioè, se, se tu stai bene con, con la creatività, cioè con il, con il termine creativo, non ti cioè, le mie parole non ti devono entrare in, da un orecchio e uscire dall'altro. Poi magari si parla di altro. Cosa così Tra parentesi se, mi, se, se ci vogliamo tutti bene Ragazzi Se eccetera, eh, Io riderò Urz eh, Prima che inizi la live Quando hai il, ha il timer A pochi, pochi minuti se avete la pazienza di aspettare qualche secondo, che appunto faccia partire la live e che sistemiamo due cose, e si arriva subito. Spero di vedervi abbondanti. Eh, con tutto quello, con quella dialettica teatrale, non diciamo cazzo. Cosa ho, cosa ho fatto a Toriganza? Quella dialettica teatrale anche... Su... Capisco a Toriganza. Ah ok. Ah, hai dimenticato di taggare qualcuno. Tra l'altro URS, poss possiamo dirlo, ha un'energia... C'è tipo un. Secondo me è animato da, da del. Ha una piccola fusione nucleare dentro di sé. È tipo. Uh, possiamo dirlo, è, è innato. È una cosa incredibile. C'è una forza. Un, no? Che ne dite voi? È sempre. Ha sempre, del, del, ha sempre uno spirito incredibilmente. Sempre energie, sembra come i bambini, no? Quando poi magari quando gli capita il, il momento del, del sonno, cioè mezza giornata su, iperattivo, eh, perché non si può vivere come URZ tutto il giorno. cioè... Se, se. E anche quando ci sono andato a bere una birra, è, è, è energico, capito? URZ, come fa a, a, a stare sveglio dieci ore così? È impossibile, io non. Non lo trovo possibile, magari dopo glielo chiediamo. Glielo chiediamo. Perché vabbè, un po', no? Però, eh, magari io, no? Eh, Meraviglioso. <ride> Dovrò anche andare per una pisciatina tra un attimo. Una pisciatina. Ho studiato all'artistico. Sei una collega, quindi ma sono sempre stata appassionata delle ar dell arti tutte da piccole, da, da piccole. Comunque, ehm, accetto la tua visione delle cose. Mi piace il tuo modo di essere schietto. Ma sì, ma poi schietto, tra virgolette, cioè, nel senso, schietto, ma aperto alle cose, cioè nel senso. Cioè, non dico che sei creativa, sei una stronza, ecco, capito? e Dico... Questo termine mi dà un po' fastidio e, capito? Dico così, dico così. E sono un, un fervido sostenitore del, dell'insicurezza come state of mind. Ehm nel senso non in sicurezza negativa, come chi sa tante cose, chi, chi è sicuro di sapere, alla fine non sa una mazza, alla fine è solo autocoscienza. Se parti da un presupposto in cui, nel quale tu ti metti non in difetto, ma mh, sei aperto a ah, il dialogo e all'apprendere al, all le cose? Sei a posto, secondo me. sì, si sì, concordo, il signorino Pietro Zamorini ha una community di hotties. Cosa vuol dire hotties? Andiamo a cercarlo su, su Google: hot Yes. traduzione Bellezze. Ah. sono poco ma sicuro. Eh io ci credo assolutamente, Moni, ma appunto io non, non, non ti ho giudicata perché sei, ti, sei, ti sei definita creativa, Moni, non, non, mi cambia, non mi cambia niente. Sono comunque curioso di, 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 di continuare a, a, a scambiare delle parole con te, capito? Non mi, non mi precludo la, la tua... La tua conoscenza o la tua, le tue, il tuo pensiero per una stupidaggine perché alla fine! Azurchita, Azurita, ragazzi, devo andare a fare una pisciatina per forza. Torno tra un minuto di orologio. Un giro della lancetta lunga datemi 5 secondi vi lascio con, eh, con il maestro Cazzo, sono le 27 holy shit stiamo per fare un ride a una... a una persona cara ecco giusto in tempo per il finale ehm... ops il, il comando erica da quanto era che non lo vedevo Sì, non puoi neanche scrivermi un wall, of, un wall of Text capito ne riparleremo molto volentieri presto desta live buonasera arrivi giusto in tempo sto per traghettarvi verso l'Idi incredibili dal caro Urz dal quale siamo ospiti questa sera ragazzi ma, vi, ma ci credete qualcuno ci vuole nella sua live io io, no. Io stento a crederci Andiamo, siamo ospiti da un, in un canale tra, tra poco Anzi, adesso Vado in home E vado a vedere Urz cosa sta facendo Mannaggia la Potrei tenermi il quadro della, della Madonna e, e quando mi viene voglia di, di tirarne una Lo tiro fuori senza dirlo più, capito? Urz, eccolo lì, eccolo lì. Quanto gli manca? 5 minuti e 48, abbiamo ci... 6 minuti, 6 minuti. Molto bene. Very good. Cioè eh, Lo raideremo ad un minuto dai. Eh, holy! moly Bro Proprio così de life, cosa, cosa non succede nella vita? Tra l'altro, Desta Life, questo streamer che raidiamo, eh, che raidiamo e di quale siamo ospiti, eh, ce l'ha consigliato Leandro di raidarlo una sera così a cazzo. E abbiamo scoperto dopo che è friulano. Ci siamo andati a bere una birra. Abbiamo dovuto Dobbiamo, fare, dobbiamo collaborare per forza. Anche in IRL prima o poi ve lo porto. O mi troverete da Urz prima o poi. Buonasera, buonasera. Un, un saluto anche a Maurizio Costanzo. Cioè, un, un ricordo anche per Maurizio. Onesto, onesto. Tra l'altro, porca metosca. Io non riesco a vivere con le cose degli altri. Devo, devo assolutamente... Dobbiamo assolutamente... e devo assolutamente offrirvi 700 birre e ridare i libri a, al match, sennò no sono casti. Non so, vivo ma... Io, capito? La gentilezza è, è così strana, è così strana, cioè è così strano ricevere gentilezze che non ci sono abituato. Magari, appunto, sono libri che non, che non guardava da anni, però... E il pensiero è, super, è Wisman, è una meraviglia. Cosa mangiamo la prossima volta che ci vediamo di live? Super ci può? Tuo fratello, come stai invece di questa Granchio? Vuoi il granchio a Toriganza? Questo ragazzi lo finisco in privata sede. Non ve lo posso portare un'altra volta. Eh, sarebbe indecente. Sarebbe indecente. Spetta che ne stiamo. ecco, io a me fa, io non mangio il pesce cotto, ok? Lo mangio solo crudo, ma Qu quando aprono le chele di granchio. Cioè quelle, hai presente quel, tipo gli americani che hanno quelle chele di granchio che pesano un chilo e mezzo? Che le aprono con lo schiaccianoci e, e esce questa polpa incredibile. Mi viene una gola incredibile. Il pesce cotto non mi fa impazzire, Preferisco, cioè, il pesce cotto mi sa tutto della stessa roba, poi sono stupido io, e poi anche una deformazione familiare, nel senso che a mia mamma non piace per niente il pesce e non l'ho mai mangiato volentieri, ma non mi piace neanche tanto. Quello crudo invece che non sa di quella roba, lo mangio a, a bizzef, ieri sera con la Toriganza infatti siamo andati a mangiare il pesce crudo, il pesce crudo. Non c'è, comunque, sì, non c'è un. Il motivo più grande che non sono stato abituato a mangiare pesce nella vita. Non penso sia neanche questo. Comunque. Signori, il, il timer di URZ è a un minuto e 41, ora come ora. Io inizio i saluti. Inizio a salutarvi. Entro nel, disco di Ur, di, nel discord di Urz, così ci sistemiamo per bene. E, e, vi, e vi dico a ah, tra poco, andiamo, da, andiamo dall'Urz, così in questo minuto, ehm, in questo minuto tolgo gli acquerelli e porto le pente. Signori, come sempre, un grande piacere fare affari con voi ci vediamo tra, tra un attimo aspetta che non mi viene non viene su urz ecco vi mando da urz si va si va, si va. un vero piacere ascoltarti e vederti all'opera il piacere è stato mio moni spero che non, non, non sia stata l'ultima occasione anzi Avrei piacere di, di rifare quattro chiacchiere in tranquillità con te nelle prossime live. Vi do un grande bacio a tutti quanti. Andiamo da Urz e ci vediamo tra pochissimo. Ospiti da Urz, un kiss. Ciao, bella gente. Ciao, ciao.